Lampade
accessi USB, un ingresso jack per le cuffie e l'adesivo che attesta che all'interno del case è contenuto come processore un Intel Core i5 di nona generazione. Ora ve lo faccio vedere meglio lateralmente. Questo case è ATX, proprio perché la scheda madre all'interno comunque sia è una ATX. E adesso ci spostiamo qui lateralmente perché si possono vedere i componenti interni, proprio perché qui nella parte laterale il case presenta un vetro temperato e qui si può notare la quarta pendola che sta girando. Ecco, si illumina, come potete vedere, quello è il simbolo della scheda madre. Infatti questa scheda madre è anche la scheda madre RGB, solo ovviamente alcuni componenti. Qui si possono vedere vari fili, purtroppo però riflette, quindi non si può vedere alla perfezione l'interno. Ora vi faccio vedere qua il retro. Qui abbiamo un'altra pendola e qui varie altre porte USB e HDMI, dove è collegato anche lo schermo del PC. E riesco con questo PC a fare un rendering video di 40 fps contro i 10 fps che facevo con il computer di prima, quindi devo dire che sono davvero davvero soddisfatto. Ora direi che ci possiamo rivedere per i saluti. Eccoci qui ragazzi, alla fine del nostro tour. Sono soddisfatto di come è venuto fuori, spero comunque che vi abbia intrattenuto, ma che soprattutto vi sia piaciuto. Farò presto comunque anche altre tour, come vi ho già accennato all'inizio. E insomma, questo tour della postazione del nuovo computer me lo avete chiesto in continuazione nei commenti, quindi vi ho accontentato. Con questo computer mi ci trovo davvero bene e comunque la maggior parte degli oggetti che avete visto oggi ce li avevo già da un annetto, diciamo. Gli unici nuovi componenti erano la tastiera e il case, quindi il computer. E quindi insomma sono tutte cose che già avevo, però che ho risistemato in maniera diversa rispetto a prima, e il risultato secondo me è stato molto soddisfacente. Infatti mi piace tantissimo come è venuto fuori, spero piaccia anche a voi comunque come sono riuscito a sistemare questo posto. Ditemi nei commenti se questa postazione vi è piaciuta. Detto questo, non posso far altro che augurarvi una tranquilla, gioiosa e serena